Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui dopo, penso oramai un mese, con il nuovo episodio del podcast. So che vi è mancato, ma nel senso abbiamo avuto tutti e tre da fare. Infatti uno di noi ancora non c'è, perché è andato a donne. Diciamo che è ricomparso ieri, magicamente, con la banned. Ma ha inviato un messaggio, gli ho risposto, non ha più dato segni di vita. È per questo che gli vogliamo bene. Sì, sì. Mi deve 40 euro. E basta, mamma che strozzino, sempre. No, io tengo a sottolineare questa cosa. Per me Cap se tiene tipo il Death Note della gente che gli deve i soldi. C'ho un foglio Fai Excel con tutto. Ma cosa? Cavolata a parte, questo mi ricordate da Cap. Vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner. No, Card Trade Corner, qualcosa del genere, va bene? E trovate il loro store. È cambiato? Qua su... Sì, ti dovrebbe essere arrivato un'email come a tutte le persone registrate. Ha cambiato Io nome? Ho registrato, sì. Però comunque esiste ancora il codice sconto. A questo giro 2023 cappello, potete riutilizzarlo se l'avete già utilizzato lo scorso anno. Altrimenti, niente, ve lo siete persi quello l'anno passato. Comunque è Card Game Corner. Pensa te se io ti devo correggere le marchette. Allora, lo so, l'ho sempre detto male, ero consapevole ma non me lo ricordavo, quindi io sorvolerei su questa cosa. Adesso da domani non c'è più la marchetta da fare. Adesso non arriva... Guardano il video, ti cacciano. Non arriva più il box di Fallen Hypernova, che quello potrebbe essere un problema. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will, che vorrei dire una cosa, oggi mi ha contattato un ragazzo per Force of Will, e poi si è lamentato che gli hanno toccato al Sprite Tier Laments. Ha fatto ridere un sacco. Comunque, la Force Will, Dragon Ball, One Piece e Digimon. C'è Instagram qua sotto, scrivetemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Comunque, oltre al ragazzo di Force Will, oggi ho comprato anche un altro lotto che vedrete più avanti sul canale, dopo gli ultimi 4 video che ho già registrato. Perché Cap, quando non c'ha tempo per registrare i contenuti, prende e inizia a comprare, a spendere soldi. Sì, no, allora, prima compravo da Market ed era una rimessa incredibile. Cioè... È capitato, non so se è stato... No, se state, che tipo ho speso 300 euro di Arci Demone Drago Rosso o 200 euro di Androide Magico. Follia. Allora, tipo. Oggi ragazzi andremo a parlare ovviamente di Photon Hypernova, dei prezzi che ci sono in prevendita, perché il prodotto, se non sbaglio, almeno considerando oggi che lo stiamo registrando, dopodomani. In più, niente... Andremo a vedere i mazzi che ci stanno all'interno, oltre Kashtira, perché ci siamo rotti le palle. Sinceramente, vogliamo passare anche oltre a quel mazzo. Prima di tutto, però, vorrei vedere una cosina che sono praticamente i nuovi annunci di questa settimana e di quelle scorse. Ah, una cosa che volevo dire in un vecchio podcast che però non c'è mai stato. E praticamente il set con le collector, quello dove ci stanno i Mikanko, fa schifo. Vabbè, posso. Volevo dirlo, non l'avevo mai detto, ma mi sembrava necessario. Però i Mikanko sono saliti di prezzo. Quello è vergognoso. E parleremo anche di quelli dopo. Allora, io vorrei mettere subito le mani avanti su questa giara che uscirà in Rush Duel. È incredibile. Praticamente, sì, è veramente bella. Peschi due carte, però non puoi attivare effetti di carte magie per il resto di questo turno. Come la vedi? Dove metto la firma? È fortissima! No, ma Rush Duel deve essere un gioco cioè adatto per tutti, che non deve andare oltre come Duel Links. Qualcosa mi dice che abbiamo superato quella linea e siamo andati un po' oltre. Questo è Pot of Greed, però dice, vabbè, forse c'ha anche Instant in mano che deve attivarla per fare tutta la combo tier Laments. Quella non gliela facciamo fare. Poi spettacolo. Però ha pure l'artwork molto bello. Mi piace. Non so se... Allora, sarebbe bellino che facessero le carte anche così da noi. No, non lo so. Sì, a me piacerebbe tanto. Tipo una full art. Una full art, facciamo. Di Yugi, sì, che passa sotto le... che non fosse propriamente full art, magari proprio dalla meccanica nuova che se pensa verrà introdotta, quella lì su cui abbiamo speculato nello scorso podcast, esatto. Magari, capito, se iniziano a testare un po' il terreno, che ne sai, metti qualcosa del genere che cambia un po' la struttura, le proporzioni degli elementi all'interno della carta, a me piacerebbe. Dicono... Cioè, giusto per vedere pure come reagisce il pubblico, capito? Dicono che ci dovrebbe essere una nuova rarità, forse, e sarebbe figo. Rarità... No, la nuova rarità è la full art. Ah, ok, quello sì. Che non sarebbe male.
Non so se le hai viste le carte dei Pokémon, quelle, le Galarian Gallery, che praticamente sono super, però l'artwork è tutta la carta. Sì, l'ho visto, bellissimo. Sì, sì, infatti l'ho mandata pure a Federica, gli ho chiesto se me le compra. E lei... Lei... No, sì, l'ha lasciato. Guarda, quasi. Tanto ha ben capito che il mio amore per lei è inferiore al mio amore per le carte. Cioè, palese. Come io so, abbastanza convinto che il suo amore per me è minore rispetto al suo amore per amici e per il ballo. E vabbè, non so chi ha messo peggio. Allora... Mi fa piacere guardare questo video. Botta, allora, a parte beh, ciao Fede. È stato, vabbè, l'anno del coniglio, no, c'è stato il capodanno cinese, il capodanno del coniglio. Ah, poi ovviamente sono usciti nuovi supporti, cioè hanno annunciato i nuovi supporti dinosauro. E sì, praticamente non so se ne eri a conoscenza, io non lo sapevo, ne sono venuto a conoscenza tipo mezz'ora fa. Evolsar Dolca, che praticamente è due mostri dinosauro di livello 6, da 9 euro che costava. No, non mi dica è partito. Per la tangenziale poi. No, Dolca, Solda era. Quello proprio che non si inculava nessuno. Ah, Solda proprio. Sì, sì. Quello che non si inculava nessuno. Adesso NM in francese in seconda 20 euro. Ma che cazzo dici? In inglese 30, in italiano in prima 40. 7 euro fino a mese scorso, eh. Ma che cazzo fa? Cioè, leggimi l'effetto, perché io sono rimasto Dolca e Laghia, che è quelli che si giocava. Allora, Solda proprio... Ma questo è il livello 6, non si è mai giocato. Questa carta non può essere distrutta dagli effetti delle carte mentre ha materiale Xyz. Quando il tuo avversario evoca specialmente uno o più mostri, puoi staccare un materiale Xyz da questa carta e distruggi quei mostri. Grosso. Fortino. Grosso. Adesso che non c'è più Tirla è forte. Cioè. No, ma solo perché sono usciti dei supporti di dinosauro di livello 6 e il mazzo probabilmente farà schifo. Però dai, lucriamoci sopra. Non ultimate, a quanto sta? Non ultimate è domanda difficile. NM lo vuoi? Sì, sì. In seconda o in prima? È in prima se lo trovi. Allora, in prima, da fammi la posizione Italia. Non esiste. Non esiste. Se vuoi, excellent in prima, 3 euro. Ma pensa a te. Pensa a te, chi c'ha la madre puttana. Allora, però se lo compri dalla Svizzera, ce l'hanno NM a 3 euro. Ok. L'unico italiano NM che comunque esiste. Comunque follia. Sono d'accordo. Poi, ovviamente gli effetti no. non li sappiamo. Però sono molto contento per i supporti Dino, perché Dino è l'archetipo che ci ha sempre provato a fare qualcosa, ma non è mai riuscito a fare un caso. No. C'è stato il periodo con Dino Miscus e tutte quelle altre robe lì. Sì, quello è stato fortissimo. Però... Diciamo dinosauro per essere dinosauro brutto, del tipo... Update di carte mosso normali, non c'è mai stato un dinosauro del genere. Mi è stato in merda, però. Ma sicuramente. Vorrei poi andare a vedere adesso quello che è stato annunciato nel Rarity Collection, che praticamente darà la versione occidentale del set, quello dove da noi riprinteranno Barone e Barone, Chimera e tante altre carte. Possiamo farci un'idea di quello che teoricamente reprinteranno da noi, perché anche loro qua hanno Barone, però non hanno Chimera, almeno non è stata ancora annunciata. Teoricamente, se prendono spunto, c'è la possibilità di avere reprintato Golem di Lava, la palla di Ra, poi Jackalop, della roba Blue Eyes bruttissima. La mia amatissima Winda, che non si incaga nessuno. Sì, vabbè, Winda dove la vedi? La super rara a fianco a Edlick. No, Winda, quella Winda, Winda... Ah, ma vaffanculo te, Winda. poi la fusione tra Poltiglia Rifletti Metalli e Obelisk. Sì, bella. Ah, poi c'è Alpha. Quelli Re delle Bestie, super raro. Dove cazzo è? Ah, ok. Seconda riga, per ultimo, quello è buono, perché adesso tappa un sacco, senza troppo motivo. No, non la vedo. Ho detto, ah sì, date ragione, ma in realtà non l'ho ancora vista. Seconda riga, per ultima carta. Seconda riga... Ah, ok. Ma, esiste da MP, non sta niente. Tipo 3 euro. No. Vabbè, non sapevo fosse salita. No, aspetta, vado a verificare. Se mai lo tagli sto pezzo, perché non mi far fare queste figure barbine. Io che taglio questi pezzi dove posso tranquillamente allungare il brodo, assolutamente non succederà. Sta un cazzo, sì, c'è Reggio, sta 5 euro. Poi, vabbè. Non c'è Reggio, io ero rimasto a quello secret. Mi sono perso sta ristampa. Beh, è una ristampa anche relativamente vecchia. Poi abbiamo anche, vabbè, l'Orclust Xyz, che non mi ricordo come si chiama, che questo... Sì, potrebbe essere un input al Sbagniamo Arpa. Poi vabbè, c'è Cherubino, che anche quello sta un sacco, Ultra da MP20. Sì,
Carino. Ah, c'è vabbè, il Mech Knight. Sì, Avramax. C'è l'Ixiz che si gioca in Dragon Link. Cioè, nel senso, già c'è la trappola dell'RP, anche quella buona, ottima. Trappolina, c'è tanta roba carina, tanta. Evelyn che ormai, vabbè, no, Evelyn da noi verrà messa nello structure deck delle Traptrix, quindi non credo ci sarà. Sì, comune. Che merda. Lo so. Sono contro. Lo so. Comprate io. E... no, no, sono contento, bella robetta. Perché manca Barlow the Dragon. Savage Dragon lì. Più che altro che ovviamente da noi c'è roba che è già stata reprintata, quindi non ci sarà. Però nel senso, anche solo Barone, Parla di Ra, Chimera, Cherubino, salvi il prodotto fondamentalmente. Allora, no, è un prodotto, niente da dire. Dopo ci sarà da spendere 200 euro qua dentro come minimo. Sì. Facciamo un ordine in prevendita, parese. Sicuro. Poi di carino che è stato annunciato. Oh, che bella! È inutile. Ma è stupendo. L'Arthur come ricorda tantissimo la carta quella lì vecchissima. È il mago della fede. No, è lui, è l'upgrade. Non è che te lo ricorda, è proprio fatto apposta. Sì, vabbè, però nel senso è bellissimo. Mi piace proprio, ricorda, dico, proprio come stile, come è disegnato pure. Tanto adesso è tutto molto più stile anime, come sì, disegna nei personaggi. Questo invece ricorda un po', se vede che è un po' più nuovo, però ricorda proprio il tratto di quella volta. Oh, sì, su questo ti do ragione. Cioè, così ammetti che è una carta brutta, è quel brutto sullo stile del brutto. È quel brutto nostalgico che lo rende bello. Allora, ti leggo pure l'effetto, tanto per aggiornarti sulle nuove uscite. Praticamente ha l'effetto scoperta come il vecchio mago della fede. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. L'effetto scoperta è: puoi selezionare una magia al cimitero e aggiungerla alla mano. Inoltre puoi evocare specialmente un mago della fede o un altro di sti maghi dal deck coperto in posizione di difesa. Ok, velocissima come carta. Sì, come una è come spia custode di tombe, pratica palese. Cioè, questa stessa nel formato GOT sarebbe molto bellina da giocare, perché comunque ti tiri un mago della fede e sarebbe ignorantissimo, però. Carino l'idea del che ti riprendi una spell in mano. Cioè, hanno fatto bene a farla così lenta, perché sarebbe potuta essere veramente immensa, perché sarà un effetto normale, prendi una spell così senza restrizioni, senza niente, te la riprendi in mano. Va bene, e a quel punto la trovavamo in banned tra i mostri, la vedevi tra statua e falce. Vedevi il mago della fede. Prima che esca. Poi vabbè, abbiamo i supporti Dino, che sono questi. Artwork belli. Sì. Molto belli. Però non credo sia questo il video dove ne parleremo. No, ne fa una parte. Sì. Facciamo un video dove parliamo di nuovi supporti Dino. E vabbè, per lui... Ah, questa ho visto che era mezza simpatica. Che è... Una carta nel cimitero del tuo avversario. Bannala. Poi aggiungi la tua mano... Una carta dal tuo deck che ha lo stesso nome della carta bandita. Una, tipo in mirror, strano. Una roba del genere. Sì, magari può essere utile al side. No, tipo essere una roba stupida. Prendo tier perché è l'esempio, cioè non un esempio palese. Però che sei nostalgico. Sì, sono nostalgico. Ricordo i miei tempi in cui potevo. Non potevi giocare a Yuki. No, praticamente io parto di lei. Tipo bandisco instant dal cimitero avversario che lui ha utilizzato per fare la combo, me la sercio io e parto di combo. Sì, no, è forte. Anche perché lei entra. Poi... cose generiche. Sì, per il resto basta, niente, questo non me ne frega un cazzo. Ah, ho visto che hanno annunciato poi delle... Che cazzo è questo? Dragon Duel Event. Niente, speravo qualcosa di molto più interessante. Però hanno annunciato queste, cazzo. Non sai proprio più come fai soldi, eh. No, ma a parte che hanno stampato solo Giare, dall'inizio del gioco hanno stampato solo Giare. Però ammetto che è una bella idea. Non so. Ma che cazzo è? Del Giare, da collezione. Ma spero che quelli lì è un disegno brutto, che non c'hanno sta qualità, perché sennò pare quelli che trovi dentro le macchinette del cinema, che butti un euro e ti casca giù l'immaginina a caso, la statuetta. Cioè, sembra proprio un prodotto cheap comprato su Wish. Mitch, stiamo parlando della Konami. Ho capito, ma è ufficiale, è palese che sarà una merda. Comunque ragazzi, l'altro giorno, proprio perché volevo buttare dei soldi, ho comprato il puzzle del millennio della Bandai da montare. L'ho trovato su Vinted. No, lo volevo prendere anch'io. Ah no, da Vinted. Sì, c'era quello ufficiale. No, è quello ufficiale della Bandai. Però c'era questo su Vinted che lo vendeva. Non c'era dietro?
Non mi è ancora arrivato. Perché non ti vedo, lo voglio vedere. Ah, ok. E adesso, bellissimo, quello quando mi arriva lo apriremo e lo monteremo in live. Sì, per forza, che figata. Tanto è inutile farci un video. No, l'avevo visto e lo volevo comprare anch'io. Allora, poi ho visto che non l'ho trovato in giro, se non usato, l'avevo evitato. Ma guarda, c'è su Amazon Japan, lo paghi poco. Venduto da Amazon, quindi non paghi neanche la dogana. Proprio bello. Ci sta anche il sarcofago per tenerlo, però avevo già speso 40 euro, non ne volevo spendere altri 50. Ho detto basta. Anche poi se... ho visto che quel prodotto lì, poi magari per chi sta seguendo il podcast metteteci una foto a schermo, sì. Avevano usato una cura assurda per crearlo, del tipo che alcuni pezzi tipo seguono proprio quello che dice l'anime per montarlo, tipo che uno va girato, perché Yugi diceva a Kaiba che quel pezzo non ci riusciva e c'era riuscito alla fine perché andava roteato per inserirlo, cioè, no tipo. Ma da come so è uguale a quello dell'anime, la struttura è quella, guarda. Sì, come si monta una roba del genere? Ma soli due giorni, devi credere nel cuore delle carte. Poi io volevo prendere pure questo, che palle. Che fai? Dopo no, i pezzi non li metti lì dentro? Cioè lo monti, certo, poi lo smonti per metterlo lì dentro. E certo. Il problema è che la Konami non le fa ste robe, gli è pesa il culo. Ogni tanto dici va bene, facciamo una roba... bella. Sì, bella, economica, che non deve costare troppo. Ma io boh. Cioè mi dispiace anche romperli quelli, cazzo. No. Bello, dopo dovrò comprare la collana. Troverò il modo per buttarci degli altri soldi sopra. Poi dimmelo quando lo monti che ti presto il kit mio che uso per i Gunpla, eh. Ti sei comprato il kit per i Gunpla? Ti sei comprato anche un Gunpla? Io sono pieno, sì. Onesto. Mi chiedo quando un bot. Se andrai a vivere 100 euro di attrezzi per pitturarli, per sistemarli. Allora, quando e se andrai a vivere con Noemi? Perché io sono dell'idea che le relazioni finiscono anche domani. Quindi no, metto il se. Io mi farei un ufficio dentro casa. Assolutamente. Cioè io già l'ho detto. A casa mia c'avrò una stanza solo per la libreria, una stanza solo per le figure. No, ma io anche a Federica, anche se può essere che ci lasciamo anche domani, metto le mani avanti, per sicurezza. A parte che l'immobile è il mio. Premetto questo. Sentelo, già è partito, lui già si è organizzato pure la proprietà del mobile, ok. Palese, stanza ufficio. Dopo come li monto i video per Enami? Posso montarli in salotto? No. Allora, poi, cazzata a parte, basta, abbiamo visto tutto. No, Yu-Gi-Oh! News. Per le news siamo a posto. Sì, tanto, sì. C'è questa, come... carta bruttissima, no, Starlight, palese. Scherzi, io che me la prendo subito. Questa è 100-100, la sbusto. Prisma meno costosa del set. Spera di bustarla perché penso che è la meno costosa, ma è l'unica che sai che già è venduta appena no, sbusti. No, se sbusto le Starlight, cioè le Starlight che ho sbustato me ne sono tenute. Poi vabbè, la scarpa che non sono riuscito a comprare, perché non mi hanno detto che serviva a comprarla sull'app. Vabbè, okay. Passiamo adesso alle cose importanti della vita. Vai. Ovvero Fotan Hypernova. E i soldi che vanno via. Allora, io andrei dalla più costosa, poi neanche ci abbiamo tipo le foto di tutto, vabbè. Abbiamo, vabbè, l'Arisart Starlight che... Vabbè, direi che le Starlight non fanno... Guarda quanto è bella. Sono 350 euro costa sto palo di merda. Comunque nessuno l'ha ancora comprato. Ci credo. Poi vabbè, specchio Giada del Drago Ghiacciato, che praticamente è la fusione che usciva nello Structure Deck Albatz, quella di ghiaccio. Poi questo, il Drago del Crepuscolo, non ci dai quale sia. È quello immenso. Poi Orgoglio neanche. Ah, il Tribri. Il Tribri non lo compri? Io sto a pensare veramente. Non sta neanche tanto, siamo in prevendita, sta a 105, quindi secondo me scenderà sui 70. Ma io spero di trovare qualcuno, qualche local in giro che ce l'ha per prenderlo da lui a metà prezzo. Non credo funzioni così, però vabbè. No, a metà prezzo. Però tipo ammortizzato per una metà e restante che se mi capita ti faccio sapere. Poi ecco, oh, iniziamo le robe grosse. Ah, pensavo fosse Starlight. Questa... un attimo, no. Porca, ecco il problema è che non è Starlight. Fate un bel set 3x 80 l'1. Ah, allora sì, a parte che io ho detto vabbè dai, sta scendendo, e poi tipo il grafico è salito di nuovo. La carta sarà veramente grossa e veramente rotta. Sì, è forte, ma secondo me fa, cioè, io non la prendo. Cioè, aspetto, finché non c'è un mazzo che me la richiede, non la prendo. Anche perché arriva a questi prezzi, può solo che scende. Quindi sì, no, secondo me non. Cioè, ci sono state carte allo stesso prezzo che costavano meno. No, sì. Beh. Che cazzo ho detto? Ci sono state carte più forti che costavano uguale. Quindi, secondo me, 75-80 euro non li vale attualmente.
L'unica cosa è che se viene reprintata nei teen, verrà reprintata nei teen dell'anno prossimo, non di quest'anno. Quello sicuro. Poi ovviamente, che ne sai, può essere il set come quello che esce a febbraio, a marzo, e la buttano lì dentro. Ma vabbè, spinta tattica triva, carta immensa, ci sta che costa così tanto, era prevedibile. Poi, oddio, 80 euro non era prevedibile. No. Se no, guarda un po'. Questo nuovo perleino. Ah, perfetto, guarda, 3x, 75 lune. Quasi che me ne pento di non aver comprato due case. Sì. Ma dopo... Vabbè, questo... Cioè, tanto che vuoi fare... Guarda, Kastira costa tutto. 63 euro quest'altra dall'estero. Ma di che stiamo a parlare? Veramente un'esagerazione. Ecco, Arisart, che carta bellissima, 25, secondo me. Sì. Questa secondo me scende sui 15-10, comunque. Tra un po'. No, sì. Questa qui c'ha il prezzo abbastanza onesto rispetto alle altre. Come fa Diego ad averci? Ah, ma ha fatto l'anteprima. Mm. Come fa ad averla caricata? Ah, no, è vero, dopo lo sneak si può caricare. Poi, vabbè, gli altri Kastira. Ma guarda che roba. Queste che carte che si giocano in 3x, Cristo. Oh. Queste che costerà molto più di Tierlament. Guarda, la gente si è già fatto un conto. 700 euro costa. Cioè, 20 anche questa. Ok che la caleranno, però... Se a me mi serve subito. Ah, se no anche questa. La magia custode dei tombe. Se questa cala io me la recupero. Sì, no, questa che io me la prendo sicuro. Tanto... A questi prezzi no, però per me a 10 euro ci arriva. Sì, anche meno. Secondo me playset 24 euro riusciamo a prendercelo. Poi... Ah, questa... Io questa una la voglio. Com'è? Ah, è una ultra, sì, che coglioni. Sono... Questa è veramente bella. Penso la carta più bella del set. Sono contento che le robe che mi voglio recuperare io vedo che non costa un cazzo. Cioè, relativamente un cazzo. Poi vabbè, queste carte da 7 perché euro. Perché gigantesco campione Sargas sta 7 euro? Perché questa carta tra 10 giorni costerà niente e la gente piangerà perché non può vendere, non riesce a venderla? Ma fammi vedere l'effetto. Se c'è scritto lì sotto, perché dai, leggi. È Spriggans. Una volta per turno puoi anche evocare Xyz. Questa carta utilizzando uno Spriggans che controlli. Mentre c'ho materiali, puoi aggiungerti uno Spriggans. Ah, un Therion. Per il Therion, ok. Dal tuo deck alla tua mano. Se un materiale viene staccato da un mostro sul terreno, puoi scegliere una carta sul terreno e o distruggerla o rimbalzarla in mano. Beh, no, è forte, cazzo. Potrei giocarla pure io, come Xyz 8. Sì. Da recuperare. No, i mazzi che se lo possono permettere è forte. Io ho visto pure una versione bella, nuova, del Punk Therion che gira abbastanza. Ecco, aspetta, fate quella lì, già c'è la magia che voglio io. Quale? È bella. A quanto sta? Questa? Sì, 4, che poi non è mai 4 perché il 3x, quant'è? No, 4,50. Okay. Sì, ma da Distri Zero, spagnolo. Distri Zero. Big up per Distri Zero, Cap te fa pubblicità nel canale e te ce la regali. Quanto playset praticamente? Sì, le ore d'oro, questa qui è un'altra, in 3x che vi serve. Vabbè, questa è uscita anche come promo da sneak, quindi. Poi, questa, io piango se sbusto questa, te lo dico. Serve il 3x, quindi dammela a me. Guarda, se io sbusto come ultra solo questa e altra merda, come minimo me la devi pagare 5 euro. Pure! Guarda, la metto qua, tra Thunder King Games e Collector Marketplace. Ma perché Magic Horn lì l'ha messo a 300 euro? Davvero? Perché probabilmente se sono sbagliati ce l'hanno Collector. Allora, poi vediamo. Alla nave buttata. L'intrufolatore C, voglio recuperare. Che sì, è onesto. Dovrebbe essere super se non sbaglio. Oh, guarda quella lì invece che bella la magia dogmatica. Quella pure io me la recupero. 100-100. Giusto. Era la pagina prima. Maticatrice. Cosa fa? Dogmatica matrice. Guarda un po', scorre in basso. Quando attivata ti aggiungi un mostro rituale dogmatica o una carta magia dogmatica rituale dal deck alla mano. Poi se tu controlla un mostro ti aggiungi una carta dogmatica dal deck alla mano. Una volta per turno se controlli un mostro rituale dogmatica guardi a qualsiasi extra deck, all'extra deck di qualsiasi giocatore e scarti un mostro da lì al cimitero. Cioè è immenso, essenzialmente te fa un più 2 e in più una volta per turno se c'hai un rituale puoi guardare l'extra deck dell'avversario e togli una carta. Azza. Cioè è immensa. Però prima peschi questa di 2. No, per forza devi dare dogmatica però per poter attivare l'effetto, sì, di bannare. No, dice quando viene attivata ti aggiungi un rituale o magia rituale. Ah, ok. Poi se l'oppo controlla un mostro ti aggiungi un'altra carta dogmatica. E poi una volta per turno se controlli un mostro rituale dogmatica mandi uno dall'ex al cimitero. Però ti serve, sì, ma la cosa bella è che sia tuo che dell'oppo. Quindi se l'oppo c'ha carta che vuoi togli gliele togli. Se no te mandi dal tuo tipo un test le altre varie carte che parte quando viene scartate e spacchi. Ma ci può stare, però devi giocare per forza dogmatica, non è una carta... No, sì, è solo per dogmatica. Quindi è ora che recuperi anche il reparto dogmatica, vorrei dire. Sì, no, ma quello l'ho detto, io quello l'ho già preso. Già preso?
già preso. Ecco, Alba Zoa, guarda l'effetto di Alba Zoa, quanto è bello. No, è ho capito, troppo divertente il mazzo adesso. Ah, non c'è scritto. Sì, no, no, non c'è. Dove? Non ci hanno messo. Vabbè, cosa fa? Cioè, allora, a parte che stavo a parlare che te entra gratis perché te basta la magia prima e se dopo c'è un mostro te lo puoi cala subito, e può essere calato solo con Dogmatic Calamity, quella lì, vabbè. È un 4000-4000 e già solo questo, vabbè. Bello. Che parte con: i mostri di Dogmatica che controlli sono immuni agli effetti attivati di mostri fusioni Synchro, Xyz e Link. Però poi durante la tua main phase, come se non bastasse, poi il tuo avversario sceglie di attivare uno di questi due effetti. Okay. O per ogni due carte del tuo extra mandi una carta da mano o extra deck al cimitero. E quindi è in mezzo, perché se a turno uno già sceglie questo gli mandi sette carte dall'extra al cimitero, una carta in mano per evitare, una carta in mano per ogni due carte. Oppure ritorna tutti i mostri fusioni Synchro, Xyz e Link che controlli nell'extra deck. Bella, bella, interessante. È bellissima, è bellissima. È proprio l'artwork. Beh, ricorda, cioè, molto poi, Magic. Sì, mettelo a schermo perché poi è veramente stupendo l'artwork quando Dai. Editi il video. No, no, sì, troppo complicato. Apro un'altra pagina di foto per Nova. Sì, figo. Veramente figo. No, allora, dico, io Dogmatica me lo monto solo per questo, essenzialmente, solo perché è troppo bella sta carta per non giocarla. Poi, cos'altro ci abbiamo? Ah, il Bestial nuovo come common, interessante. Non ci abbiamo la Baldrake, però non mi faceva impazzire l'effetto, eh. Non dice che puoi targettare un mostro magia o oscurità nel cimitero e lo bandisci, locali special, vabbè, come sempre. Deloppo contro un mostro quick, come sempre. E se il tuo avversario evoca specialmente un rituale, fusione, Synchro, Xyz o Link, puoi tributare un altro mostro luce oscurità per targettare uno di quei mostri evocati specialmente e bandirla. Beh, cioè, è forte, cazzo. No, è cioè, in Giappone si gioca al posto di Magnemut e da noi si giocherà, credo, al posto di Saronir. Sì, forte. Tanto Saronir è praticamente un palo. Poi, niente, c'è il ninja. Ah, la... Le Scareclaw Castira anche. Sì, vabbè, l'unica carta che non costerà l'ira di Dio. Sì, ed è bella carina. Poi abbiamo i nuovi supporti Gishki, che ragazzi, recuperateli perché come mazzo è veramente carino da giocare. Hanno riprintato poi la magia rituale nell'OTS nuovo, quindi l'ha recuperata anche con poco. L'unica cosa è che è rimasto tipo un livello 2, mi sembra, che usciva da Arsenale, che sta tipo sugli 8 euro. Però è molto carino Gishki. Cioè, c'è un amico che se l'è montato, ha venduto... No, ha pianto per tier, scusa, non ha venduto. E poi si è recuperato sto palo. Sì. Poi vabbè, Evocatore Galattico, vabbè, del resto ragazzi è tutta roba mediocre. Diciamo che la roba... La tigre feroce, la nuova Vanguard. Ah, sì. Più scarsa. Quella carta strana, carte tier, tanto perché... Ah, c'è il supporto Scarecrow? Qua non l'ho visto io. Dezennamento Spaventartiglio. Può essere quello che abbiamo visto prima, il Kashtira? No, no, Spaventartiglio e Scareclaw. Scareclaw Kashtira. Guardi, come cazzo si chiama? Dezennamento Spaventartiglio. Il tuo bersaglio non può scegliere come bersaglio... Ah, è una magia, Scareclaw. Ah, ok. Dice, il tuo bersaglio non può targettare i mostri Scareclaw con effetti di carte. Inoltre non possono essere distrutti dagli effetti delle carte. Bandisci ogni mostro distrutto in battaglia con un Scareclaw Link Monster. Puoi bandire uno Scareclaw dal tuo terreno o cimitero per scegliere una carta che il tuo oppo controlla e distruggerla. Oh, carinissima. Bella. Questa è una continua, fa un sacco di roba, cazzo. Scareclaw, cioè, quindi è una continua che ti dà l'immunità totale dagli effetti, perché non può essere né distrutti né targettati dagli effetti delle carte. Fa da macro per gli effetti distrutti da... per i mostri distrutti dai tuoi Scareclaw. E in più una volta per turno puoi bandirti una carta e fa un meno uno all'occhio. Non è, diciamo che Scareclaw è quel mazzo che ci ha sempre creduto. Era lì, ma gli è sempre mancato qualcosa. Si è sempre dovuto ibridare. E niente. Visto che sono le 6, credo che abbiamo finito. Visto che io adesso dovrei essere già in un locale. E va bene, ragazzi. So che questo episodio è più corto degli altri, ma nel senso, il tempo era quello che era. E fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, ovviamente. E se recupererete Photon Hypernova, link di Magic Corner qua sotto in descrizione per comprarlo, ovviamente. E poi, ovviamente. Mi sembrava anche abbastanza scontato. Altrimenti, come me. Cioè. Siamo in bilico sui box quelli dell'anniversario, quindi devo far vendere più del dovuto. Quindi ragazzi, se volete supportarmi, il link del loro store è qua sotto in descrizione. Io ripeto. Ah, ovviamente se non volete comprare il sigillato, ci sono molte singole da recuperare, quindi nel caso... Quella ultra 250 euro.
Vabbè, oh, dici, oh, il box non lo voglio, mi serve il 3x di TT. Vabbè, risparmio 700 euro, risparmio da una parte 80 euro del box, mi compro 270 euro di singole. Onesto. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.